sicuramente giocherà un ruolo fondamentale nell'Expo 2015. E, di che cosa, diciamo, si occuperà per avvantaggiare le aziende italiane ad emergere nel panorama mondiale? Diciamo che Expo tutti ne parlano solo come un momento espositivo per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, ma sarà molto di più, perché ci sarà sì il momento espositivo, ma ci sarà soprattutto un momento che riguarda la concertazione anche con gli altri paesi a livello europeo e a livello mondiale, proprio per quanto riguarda il valore del comparto e dell'agroalimentare. E noi in questo possiamo dire molto, partendo dall'obbligo dell'origine sui prodotti agroalimentari, nel dare certezze alle nostre imprese, nel cercare di fare in modo di tornare a dar reddito soprattutto a un'agricoltura che si è e che è riconosciuta a livello mondiale come la migliore per qualità di prodotto. Spesso e volentieri purtroppo però questo non viene valorizzato nel modo in cui dovrebbe essere. L'Unione Europea a questo proposito non sempre aiuta le imprese italiane ad emergere, ci sono dei prodotti che non sempre hanno la qualità, anche addirittura vengono penalizzati da quelle che sono le normative. Questo è un problema, e come invece questa opportunità dell'Expo può come devo dire, rilanciare la qualità e il cibo giusto? Ma diciamo che hai toccato un elemento giustissimo, l'Europa. Sotto questo punto di vista l'Europa non ci ha aiutato, prima parlavamo di obbligo dell'origine, parlavamo di dare certezze ai consumatori su quella che è la materia prima acquistata e dare soprattutto delle indicazioni che siano ben precise. In questo modo noi possiamo recuperare molto e l'Expo ci può aiutare molto. Diversamente, se continueremo invece a giocare un ruolo solo come partecipazione ma senza ottenere delle regole chiare, è chiaro che l'agricoltura italiana rischia di andare in difficoltà, perché l'unico elemento che verrebbe valorizzato sarebbe solo quello della dimensione aziendale, quello del prodotto in termini quantitativi ma non qualitativi, e dove ovviamente l'Italia rischia di perdere appunto la partita. Parliamo di Puglia, visto che siamo in Puglia. L'agricoltura pugliese cosa deve fare per mettersi alla pari con le altre regioni? Ma diciamo che l'agricoltura pugliese negli ultimi anni è cresciuta molto, sicuramente soprattutto nel settore vitivinicolo ha fatto dei passi da gigante in avanti, nel settore dell'olio purtroppo abbiamo una serie di normative che ancora oggi vedono, diciamo così, tutto il paese pagare dazio nei confronti di quei paesi che a noi confinanti continuano a portare olio e poi questo viene solo ed esclusivamente confezionato nel nostro paese ma venduto come se fosse un prodotto agroalimentare italiano. Ecco, sotto questo punto di vista noi riteniamo che ad esempio la Puglia debba dire molto, che le aziende agricole pugliesi abbiano un margine di crescita e di sviluppo che sia enorme. E per questo che chiediamo delle regole chiare all'Europa e anche agli altri paesi che a Expo parteciperanno.